Puntualissime come sempre, ore 18:30, benvenuti e ben ritrovati, anzi, a Gossip Mania. Al mio fianco, come ogni pomeriggio, Elvira Vigliano. Ciao Elvira! Ciao Alessia, ben ritrovata. Sei pronta per questa puntata? Prontissima, anche perché ci saranno, come sempre, tanti argomenti, ma soprattutto di cosa parleremo oggi? L'amore! L'amore, ma sì, ci voleva un ritorno ai sentimenti, l'amore che è scoppiato qualche mese fa, nuovi amori, nuove indiscrezioni, ma anche l'amore che dura da ben 20 anni, beati loro, possiamo beati dire, non spoileriamo niente perché sarà il nostro secondo argomento, ma parleremo di una coppia veramente veramente bella e di una famiglia veramente bellissima. Iniziamo però con il nostro primo argomento, parliamo di due personaggi. Non so quanto piacciono a te, sinceramente, non sono sicuramente tra i nostri preferiti, ma una coppia che ha giurato già eterno amore, sì, nonostante sia nata relativamente ancora da poco, ma c'è stato subito un folle sentimento, due personaggi molto conosciuti, soprattutto dai più giovani, parliamo di Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo. E sì, perché ci sono state le prime dichiarazioni ufficiali della bella Chiara proprio sull'amore che prova per Nicolò. Insomma, diciamo che ha mantenuto il punto, perché sì, insomma, parlando inizialmente di questi tatuaggi, della modalità di corteggiamento, insomma, ci hanno fatto già un pochino sognare. Vero è che non ci piacciono perché, insomma, dal punto di vista pratico si notano un po' di incongruenze, anche perché, sai, il tatuaggio noi almeno ci diamo un'importanza fondamentale, invece loro l'hanno presa alla leggera. Quindi queste sono state le prime polemiche che sono nate, però devo dire che adesso stanno iniziando a convincermi un pochino di più, soprattutto per le dichiarazioni fatte. Eh sì, anche perché il sentimento c'è, rimane, come hai detto giustamente tu, viene confermato non solo nelle interviste, in questo caso più che un'intervista parliamo di una diretta social, quindi questo nuovo mezzo di comunicazione, la diretta social con domande e risposte ovviamente dei fan, ma soprattutto con tante dimostrazioni, foto, tanti pensieri che ha soprattutto Nicolò nei confronti di Chiara. Sui tatuaggi è vero, noi diamo sicuramente un peso specifico importante, secondo me loro ne hanno entrambi così tanti che fondamentalmente, anche se dovessero andare a mangiare una pizza, potrebbero tatuarsi il trancio, lo spicchietto della stessa per ricordare il momento, quindi è uno stile di vita un po' diverso rispetto al nostro. Sì, però se vogliamo guardare anche il bicchiere mezzo pieno, insomma, potrebbe anche essere la volontà di ricordare un sentimento forte che si è provato, quindi noi ovviamente non siamo nei loro panni, quindi non sappiamo cosa provano, sappiamo soltanto quello che dicono e quindi ci fidiamo delle dichiarazioni. Fatto sta che però, insomma, sembrano veramente molto uniti. Sembrano molto molto uniti, è vero, e l'hanno percepito anche i fan. Come abbiamo detto, parliamo di due personaggi molto molto noti, Nicolò Zaniolo, calciatore della Roma, molto molto talentuoso, fermo da tempo, da svariati mesi per un brutto infortunio al ginocchio che sta recuperando, ma assolutamente uno degli idoli della tifoseria giallorossa. Chiara Nasti invece è una delle influencer più belle e più note degli ultimi tempi, quindi punto di riferimento soprattutto per le giovanissime, ovviamente con questo aspetto fisico prorompente e nonostante la giovanissima età, icona di stile, davvero molto molto nota sui social. Sì, però secondo le ultime indiscrezioni, insomma, pare che sia stata accusata di essersi fidanzata, per così dire, con Zaniolo per questioni economiche. Esattamente, esattamente. Questa cosa apre un po' il discorso che io e te avevamo un po' preannunciato, perché insomma la polemica c'è tutta, però insomma parlare addirittura di denaro quando insomma Chiara Nasti segue un pochino la linea della Ferragni, quindi insomma sono imprenditrici digitali come amano definirsi, e insomma questa accusa è stata molto pesante per lei. È stata molto pesante ed è arrivata proprio tra alcune delle domande in diretta social, quindi ha dovuto necessariamente rispondere alle accuse. L'hanno chiamata veramente in modi più disdicevoli possibili, hanno detto che lei
lei in realtà nella vita vuole fare la mantenuta, cosa bruttissima da dire, soprattutto da un ragazzo verso un'altra ragazza, quindi da persone molto giovani, e che ha scelto precisamente quella categoria di persona con la quale fidanzarsi, quindi calciatore, proprio perché così può mantenere un tenore di vita molto alto che a lei piace fare, quindi con abiti firmati, sempre in giro per il mondo, e mantenere quindi la sua fama appunto di imprenditrice digitale, di influencer. Subito però è arrivata la risposta anche in più domande, in più parti, infatti ha detto che assolutamente per lei non fa differenza il lavoro di un fidanzato, anzi lei conosceva anche poco Niccolò e ciò che facesse all'inizio della loro conoscenza, ma soprattutto c'è l'amore, quando c'è l'amore tutto il resto viene dopo, in un secondo momento. Le ha detto ha una vita, una carriera ben precisa, quindi assolutamente ha una sua indipendenza e non ha bisogno di nessuno, ma ha trovato in Niccolò la persona che ha sempre sognato, il fidanzato perfetto, premuroso, gentile, e quindi è subito stato un colpo di fulmine. Diciamo che quando affrontiamo questo tema, insomma, io a me viene un po' da sorridere, perché mi ricordo delle vecchie accuse che sono state fatte anche nei confronti della Gregoraci, in cui appunto si diceva una cosa è piangere in uno scantinato per amore e l'altra invece è piangere a Dubai. Certo. Ecco, insomma, la differenza c'è. Fatto sta che, insomma, al di là dell'aspetto fisico, di quello economico, bisogna poi trovarsi anche caratterialmente. E quando si parla di calciatori, come nel caso di Zaniolo, che comunque sono delle stelle nascenti, che già giovanissimo, insomma, è riuscito ad avere una carriera ben avviata, da questo punto di vista potrebbero poi esserci dei reali problemi, insomma, di convivenza. Abbiamo anche sottolineato come nella pandemia sia facile innamorarsi, ritornare sui vecchi discorsi, perché insomma si ha più tempo per pensare. Fatto sta che però queste accuse vengono fatte sempre in circostanze particolari, perché ecco, anche le modalità di corteggiamento sono state molto eccentriche, quindi insomma credo che insomma un filino di verità ci sia, però credo che ormai nel 2021, sai, l'aspetto economico vada di pari passo con l'esperienza personale, quindi le donne adesso tentano di avere un po' di indipendenza rispetto all'uomo. Sì, molto. Fatto sta che ovviamente nel momento in cui scomodiamo personaggi pubblici, quindi del mondo dello spettacolo, è facile proprio per prospettive di vita, per preservare la carriera, avvicinarsi a persone che abbiano il proprio tenore di vita o comunque che siano semplicemente inclini a viaggiare, a spostarsi, perché altrimenti effettivamente si avrebbe difficoltà proprio ad iniziare la conoscenza, perché una sta a Napoli, l'altro sta a Roma, non ci si può spostare, non ci si può venire incontro, si hanno difficoltà di diverso tipo, quindi è proprio, diciamo, un amore impossibile. Sì, ci sta, però insomma diciamo che questo che stiamo vivendo adesso, fortunatamente speriamo di non viverlo per tanto tempo, mai più. Nessuno di noi insomma era preparato a questa situazione, quindi insomma sicuramente sono stati facilitati anche molti rapporti. Voglio pensare che nel caso della Nassi e di Zaniolo, insomma, ci sia stata una conoscenza già pregressa, perché stesso lei, insomma, nelle accuse ha detto se fosse stato solo ed esclusivamente per soldi già staremmo insieme da 10 anni, quindi insomma ha fatto discutere anche questa affermazione già dai tempi dell'asilo, diciamo. Sì. Sai, quando si fanno i soliti matrimoni programmati, quindi scomodiamo altre culture, però insomma è un discorso che ha sia capo che coda, ha molto senso questo. È verissimo, fateci sapere se è una coppia che a voi piace, soprattutto noi attenzioneremo sempre tutto ciò che succede sul web e sui social, quindi avremo un occhio di riguardo anche per loro. Cambiamo argomento, il nostro secondo personaggio sta per compiere 40 anni e chi gliele avrebbe dati, perché è bellissima e se li porta veramente bene. Il prossimo 28 aprile spegnerà ben 40 candeline. Stiamo parlando di Ilary Blasi, che si è raccontata in una lunghissima intervista, parlando non solo di se stessa, della sua carriera che sta andando a gonfie vele con la conduzione dell'Isola dei Famosi, nonostante qualche difficoltà di troppo, ma lei è veramente bravissima in questo ruolo molto naturale, con la sua simpatia, anche il suo cinismo e il suo sarcasmo. Infatti ne ha parlato anche durante l'intervista, ma soprattutto ha parlato della sua famiglia, del bellissimo legame con Francesco Totti, che dura ormai da 20 anni, quindi si sono conosciuti
veramente giovanissimi, hanno trascorso tutta la vita insieme con tre bellissimi figli, due femmine e Christian il maschietto, e soprattutto ha parlato di una volontà un po' buttata lì, magari di pensare anche a un quarto figlio. Ha detto sarebbe bellissimo, anche perché l'odore dei neonati e dei bambini è bellissimo, fa sentire giovane avere un piccolo in casa, però al momento ovviamente sarebbe troppo impegnativo anche con i due più grandi di casa, Christian e Chanel, che ormai hanno preso la loro strada e si godono poi la piccola Isabel, che è ancora appunto molto piccola, quindi fa un po' lei, diciamo, sì, da baby della famiglia. Diciamo che la caratteristica principale di Ilaria e Totti è sempre stata questa, insomma, cioè quella di voler procreare a dismisura senza, insomma, lo dissero sin da subito, mi ricordo. E insomma, già prima di Isabel c'erano stati un po' di battibecchi in famiglia, perché insomma portare avanti una gravidanza, soprattutto per lo stile di vita che ha Ilaria, è molto difficile. Poi mantenere anche una forma fisica spettacolare, perché lo dobbiamo dire, sono tutti dettagli che poi con l'avanzare dell'età purtroppo diventano poi più difficili da recuperare. Però devo dire che forse la tipologia di rapporto che hanno tutti e due ha permesso anche di creare un ambiente molto equilibrato, quindi non vedo, ne abbiamo parlato anche degli animaletti, insomma, che tengono in casa, e anche delle modalità in cui decidono di educare i loro figli. Non c'è poliziotto cattivo e poliziotto buono, insomma, entrambi riescono ad avere un ruolo fermo in determinate circostanze. Però a quanto pare è proprio Totti il più cattivello, insomma, il più buono, scusate, della coppia, invece Hilary è la più cattivella. È vero, è la più sarcastica e la più cinica, l'ha detto sempre in questa lunga intervista, anche durante i miei programmi, mi diverto, sono burina, come piace chiamarsi. Ma ha detto poi una cosa su Francesco Totti veramente bellissima, che è quello che un po' tutti sogniamo. Ha detto: dopo 20 anni ancora lo becco che mi guarda e resta lì imbambolato, innamorato. E secondo me è una cosa bellissima. Sì, è una cosa bellissima, e a sentirla fa venire i brividi, perché effettivamente, insomma, dopo tanti anni la paura un po' di tutti è quella di cadere nella routine, quindi insomma tenere vivo il rapporto forse è una prerogativa delle donne. Invece vedo che con Totti, insomma, si fa a parti invertite, perché lui è fondamentalmente molto innamorato e lo dimostra in ogni occasione, soprattutto quando poi giocava, insomma, in campo. Ricordo alcune immagini molto molto dolci. E anche Ilari, anche se a modo suo, insomma, dimostra di essere molto legata a Totti. Credo che il tipo di rapporto che hanno avuto fin dall'inizio, che è nato poi anche con quella macchina rigata che ha raccontato, insomma, e poi anche questo nuovo telefilm, questa serie TV, ha permesso loro anche di ripercorrere dei momenti fondamentali che forse verso i 40 e quindi il compleanno permettono anche di addolcire un po' quelli che sono gli angoli negativi del rapporto. Sì, gli angoli da smussare, permettimi un off topic, momento spoiler, quindi chi non ha visto ancora la serie su Totti, abbassi un attimo il volume, non girare il canale già mai, perché non si può, però abbassi un attimo il volume. Colpo di scena finale, quando è subentrato proprio il vero Francesco Totti, mi ha lasciato proprio super mega stupita, quindi è aumentata automaticamente di almeno 2 voti in più in pagella di valutazione. Diciamo che questa è stata una strategia molto molto importante, perché sai, effettivamente loro non si sono focalizzati molto sull'aspetto fisico, quindi anche nel manifestare i diversi stadi così di crescita dell'artista, del calciatore, quindi vedere poi Francesco Totti che sbuca dallo schermo fa sicuramente uno strano effetto. Geniali, geniali, semplicemente geniali. Dopo questo potete rialzare il volume ovviamente del televisore e guardare la serie. Noi ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità e ritorniamo a Gossip Mania tra poco. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale
solo su notix.it. Eccoci qui dopo un brevissimo break pubblicitario, perché abbiamo ancora tantissime cose di cui parlare. Abbiamo parlato dei prossimi 40 anni di Ilary Blasi, dei suoi progetti di famiglia, magari anche allargata. Abbiamo parlato dell'amore nascente ma già ben consolidato di Chiara Nassi e Niccolò Zaniolo, e adesso invece ci lasciamo andare alle chiacchiere pomeridiane, soprattutto alle lazioni, sì, che a noi piacciono tanto, perché poi un giorno possiamo dire, l'avevamo detto, quindi noi siamo donne, di queste cose ne andiamo ancora più fiere, e parliamo di una possibile storia nascente, perché c'è qualcuno che ha beccato una persona in tenero atteggiamento, un po' mascherato, con una nota starlet della televisione. Questa volta faccio veramente fatica a posizionarla, diciamo. Anche in questo caso dovremmo utilizzare imprenditrice digitale, sì, ma non ne sono neanche troppo convinta. Stiamo parlando di Daniele Scardina, l'ex di Diletta Leotta, del quale abbiamo parlato poi nelle scorse settimane per un rigurgito di gelosia, sì, dopo la storia ormai consolidata tra Diletta e Gianni Aman, che è stato protagonista di un allenamento molto intenso ed anche passionale con Cristina Buccino. Questa coppia. Che coppia, poi devo dire, insomma, molto simili per quanto riguarda l'ossessione per l'aspetto fisico. Però ecco, insomma, devo dire che quando ho letto, insomma, di questo flirt, ci sono rimasta un pochino, perché insomma giusto qualche settimana fa Scardina stava piangendo, era triste. È sempre così. Era tristissimo, e poi in realtà ricordi Melissa Satta? Sì. Esatto, stessa cosa. Uguale. E navigano sott'acqua e poi insomma emergono con queste novità, che poi sai, anche conoscersi, perché lui fondamentalmente è un pugile, lei ancora devo collocarla, sì, come hai detto tu, difficoltà. E quindi insomma, come ci si conosce in questi ambienti e in epoca pandemica, questo ancora lo devo capire. Sì, loro sono stati sicuramente avvicinati da queste iniziative lavorativa, insomma, di questo allenamento congiunto, che ha visto anche altri protagonisti in questo progetto, tra i quali anche Alfonso Signorini, che ha rapporti poi quotidiani con lo stesso, anche se ovviamente le idee di allenamento box e Signorini cozzano un po', però è così. E quindi Galeotto è stato questo progetto lavorativo, sicuramente, ovviamente si conoscevano già da prima, ma a molti appunto è sembrato subito che ci fosse qualcosa in più di questo progetto lavorativo, anche perché entrambi belli, entrambi fisicati, entrambi single, magari alla ricerca anche di un po' di pubblicità e di ritornare un po' alla ribalta, perché Cristina Buccino mi sembra al momento non stia facendo nulla di in TV o comunque nel mondo dello spettacolo di noto, quindi magari un aiuto anche da parte di questo gossip non è male. Sì, anche perché i riflettori si sono subito girati, insomma, sulla Buccino, e siamo andati tutti quanti un pochino ad investigare sul suo profilo, dove ovviamente non abbiamo trovato nulla, nemmeno un mi piace o un commento, però vabbè, questi sono dettagli. Fatto sta che si è notata questa intesa tra i due, che è difficile che nasca all'improvviso, quindi sicuramente nascondono qualche passaggio fondamentale. Sarà sicuramente Signorini a dire sono io che ho creato questa situazione, perché insomma sappiamo Signorini come si muove in queste dinamiche, è quello che si dice in gergo popolare l'uomo dai calzini rossi, che rappresenta colui che permette gli incontri tra sì, come gli piace fare Cupido, ma anche al Grande Fratello, proprio anche lì dove non c'era assolutamente niente, poiché dichiarato dai protagonisti, niente, insisteva. No, insiste perché forse insomma ha questa visione romantica della vita un po' alla Gemma, in cui innamorata dell'amore e innamorato dell'amore cercano, sai, di creare queste dinamiche. Fatto sta che insomma riempire una pagina di giornale
come stanno facendo, abbiamo menzionato prima, Diletta e Gian, è un po' difficile per quanto riguarda insomma Scardini e la Buccino, però ci stanno provando. Ci stanno provando, vedremo se ovviamente solo come colleghi di lavoro o anche come amanti, chissà, indagheremo sicuramente nei prossimi giorni guardando e facendo controlli incrociati anche sui loro profili social. E arriviamo al nostro ultimo argomento, cambiamo anche, voltiamo pagina e parliamo della famiglia Ferragni, bensì allargata. Sì. Infatti ovviamente i riflettori in questo periodo sono puntati tutti su Fedez e Chiara, neanche a dirlo, ma io aggiungo non tanto su Baby V, su Vittoria, bensì su Leone, perché protagonista di una serie di video esilaranti nei quali non solo c'è la morte con i genitori, sì. Ieri Fedez ha provato a spiegargli cosa fosse il futuro, sì, non riuscendoci e dovendosi arrendere all'evidenza della rabbia di Leone, poiché contrastato nella sua idea che il futuro non esiste, sì, in realtà, ma soprattutto ingelosito e infastidito, come giusto che sia, da fratello maggiore ma comunque molto piccolo, dalla presenza onnipresente, scusate il gioco di parole, della nuova arrivata della sua sorellina, che ha catturato ovviamente tutte le attenzioni non solo della famiglia ma del mondo. Sì, e beh, diciamo che abituarsi poi a queste dinamiche è difficile, soprattutto per i bambini. Fatto sta che insomma Leone lo fa in un modo così originale, così particolare, che scappa sempre un sorriso, perché insomma guardare alle problematiche tra fratello e sorella, insomma, si potrebbero aprire dei capitoli e scrivere dei libri interi. Invece in questo caso scriviamo dei libri digitali, perché questi video insomma impazzano sul web, e anche le smorfie dello stesso Leone insomma presto diventeranno dei meme. No, ma poi ha una sagacia, cioè veramente ha una risposta pronta a 3 anni nei confronti del padre incredibile, pur di non accarezzare o non dare un bacio alla sorellina, no, ho da fare, no, mi fa male la manina, cioè veramente qualsiasi tipo di cosa che comunque conferma quanto siano svegli ovviamente i bambini già da piccoli nel mondo attuale, ovviamente cresciuto in un ambiente di grandi, sempre sotto i riflettori, quindi ha subito portato avanti la sua sagacia e la sua intelligenza. Sì, e devo dire che poi da questo punto di vista insomma Chiara e Fedez sono in grado anche di creare un ambiente molto vivace da questo punto, sì, di vista, sia perché insomma abbiamo avuto degli scatti della casa di Chiara e Federico, abbiamo visto insomma al di là dei giocattolini dello stesso Fedez con quelle miniature insomma di personaggi, è un ambiente molto dinamico, pieno di diverse cose, anche insomma il modo in cui i genitori parlano a Leone è molto importante, e credo che questo abbia favorito anche una crescita molto veloce dal punto di vista intellettivo di Leone. È verissimo, noi oggi però ci volevamo focalizzare su un altro membro della famiglia Ferragni, precisamente su Valentina, una delle sorelle di Chiara insieme a Francesca. Valentina, nota stilista anche di gioielli ultimamente, molto molto noti nel mondo ovviamente anche delle più giovani, è stata protagonista anche in passato, non solo nel presente, di parecchi commenti negativi sulla sua fisicità. Ovviamente è una bellissima ragazza, anche se non incarna, come la maggior parte degli esseri sulla faccia della terra, la perfezione. Ovviamente è naturale, non ha ricorso a chirurgia estetica, può avere il pochino della pancia, ma stiamo parlando veramente di cose comuni, quindi veramente, lo ripetiamo, è magra, è una bellissima, sì, ragazza, cioè non ha difetti che balzano all'occhio, eppure ovviamente gli haters sono sempre dietro l'angolo, e dopo magari un pranzo piuttosto che aver bevuto, come diciamo spesso, ed ha creato anche questa cosa tantissime polemiche, non so perché, ma una bibita gassata, quindi magari essendo un po' più gonfia, puntualmente i commenti: sei incinta, cosa ti è successo, quando poi, lo ripetiamo, è una persona normalissima con uno standard di bellezza e fisico assolutamente normale.
Sì, il problema è che fanno sempre il paragone con Chiara, quindi ritorniamo sul tema di come, anche essendo sorelle, due persone possono avere una fisicità metabolismo diversa. Si chiama, diciamo. Quindi insomma, criticare e anche creare poi, sai, questi problemi, perché poi magari se Valentina non fosse stata poi così forte caratterialmente, sebbene ne abbia sofferto un pochino, però insomma questi attacchi continui dilaniano un pochino anche l'autostima della persona. Molto, infatti lei ha nascosto tante fragilità, ma soprattutto ha svelato ai fan il perché delle sue problematiche, del suo malumore, anche a ricevere tanti commenti così cattivi. Infatti ha fatto delle analisi e dietro quella pancetta, quella leggerissima pancetta di troppo, c'è un problema, una patologia molto rara, anche abbastanza grave, in una forma grave, che appunto nasconde un'insulino resistenza e dei problemi metabolici. E lì spero che almeno la maggior parte delle persone che si siano lasciate andare a commenti veramente brutti si sia sentita fortemente in colpa, ancor di più. Già insomma è un comportamento che non deve avere giustificazioni, quando poi c'è anche la sofferenza per una patologia ed una malattia è ancora più brutto. Sì, anche perché lei stessa poi ha ammesso di essere ricorsa a un aiuto medico, non soltanto certo, insomma, per le analisi di rito, però anche per accettare e capire come convivere con questa patologia, perché diciamo che poi è quello il problema reale. Fatto sta che però gli haters continuano ad attaccarla perché insomma credono che questa sia una scusa, non sia reale. Fatto sta che insomma Valentina non si lascia poi intimidire da questi commenti, perché effettivamente lei sa la realtà, quindi poco le importa quello che pensano. Vabbè, se vuole avere la pancetta, ha anche detto a me piace mangiare, sì, sono una buona forchetta, quindi ben venga che non sia scheletrica. Lo ripetiamo molto spesso, così come le sorelle, ognuna ha una fisicità diversa, questione anche di metabolismo, ma non per questo non debba essere una ragazza bellissima allo certo stesso modo, ma anche con 10 kg in più, assolutamente. E quello è il problema, anche perché insomma lei è diventata famosa anche per alcuni spot pubblicitari, poi si rende protagonista anche sui social di alcuni video molto divertenti, quindi è una personalità totalmente diversa da quella che vediamo con Chiara, e questo dimostra come anche dal punto di vista fisico insomma i parallelismi non si possono creare, perché si è sorelle, si ha lo stesso sangue ma non lo stesso corpo, quindi è normalissimo quello che accade. Ed è poi una persona che, devo dire la verità, insomma non ha questi grandi problemi a livello fisico, perché comunque fa sport, ha un'alimentazione equilibrata, quindi insomma non deve dare spiegazioni a nessuno di quello che poi fa. Come dicevo già qualche tempo fa, parlando di un altro post sempre di Valentina Ferragni, sorridevo in maniera molto amara e sarcastica ovviamente, poiché davvero sotto a determinati post era una guerra continua anche contro coloro che dicevano: ah, che bello, finalmente una bellezza standard, sì, non che incarna diciamo la bellezza scheletrica di tante star oppure particolarmente formose. Anche loro venivano attaccati perché dicevano: come, è così una bella ragazza e dici che non incarna la bellezza normale tra virgolette, la bellezza classica? Quindi è sempre un tutti contro tutti fondamentalmente. Sì, ma è normale sui social, perché comunque tutti si nascondono dietro questa tastiera e scrivono di ogni cosa possibile e immaginabile, senza poi insomma pensare che si può creare un danno a chi legge, quindi i social vengono sempre utilizzati in modo sbagliato, dobbiamo dirlo. Eh sì, utilizzateli bene questi social, mi raccomando, e pensate sempre prima di scrivere anche ai personaggi più noti, che comunque leggono e guardano tutto e soprattutto hanno una personalità che può nascondere anche tante problematiche e, come spesso diciamo, essere anche fragile, non sempre sotto i riflettori e non è sempre tutto oro quello che luccica. Dopo questa frase fatta ma sempre veritiera, noi siamo in chiusura. Grazie mille Elvira. Grazie Alessia. E vi diamo appuntamento ancora, ovviamente, a domani con Gossip Mania. Buon pomeriggio.